Ci sono stati nelle ultime ore nuovi soccorsi di migranti nel canale di Sicilia. Nelle ultime ore si contano oltre 1.000 persone salvate, aiutate, ma anche 4 corpi di persone che non ce l'hanno fatta e sono stati recuperati. Il servizio di Matteo Parlato. Il fiume umano che attraversa il Mediterraneo dal Nord Africa al Sud Europa non conosce soste. Nelle ultime 24 ore sono 5 i morti e 1026 le persone salvate nel canale di Sicilia. La macchina dei soccorsi vede schierate navi militari, ma anche mercantili e rimorchiatori che si trovano a incrociare in zona e che, una volta individuate le imbarcazioni dei migranti, vengono dirottate nell'area per il primo soccorso e poi trasbordano i naufraghi sui mezzi militari. I migranti soccorsi nelle ultime ore saranno poi sbarcati al porto di Augusta. La traversata dei migranti parte, nella maggior parte dei casi, dalle coste libiche a bordo di gommoni, mezzi che spesso vengono trovati in precarie condizioni di galleggiamento. Secondo l'organizzazione della CEI Migrantes, sono quasi 170.000 quelli che hanno attraversato il Mediterraneo nel 2014 alla ricerca di un futuro migliore. Un numero importante, ma non bisogna dimenticare che questi non sono numeri, ma esseri umani, e anche che questo è un conteggio che si fa solo su chi la completa, la traversata.